poco io e la combriccola dei super amici straordinari. Lo spazio, un luogo pieno di mistero. E quello che cos'è? Sembra un meteorite. Wow, accipicchia! A quanto pare abbiamo visite. È un marziano furioso. Tu sei venuto in pace, non è così? Polpo ha proprio ragione. Ci serve aiuto. Magnifico! Arrivano i nostri amici coraggiosi! Caspita, ma guarda quanti bei costumi! Wow! Super Pato Magneto! Oh, non ti piace? Super Pato Verde! Ok, non ti piace neanche questo? Super Pato Vintage! No, decisamente non ti piace. Wonder Pato! No... Super Pato Professore! Ok, anche questo è uno. Oh, Super Pato Ombra! Wow, Pato, questo ti sta benissimo! È semplicemente fantastico! Super Pato Ombra! Ed ecco a voi, Super Ellie e Super Bambolina! Che cos'è quella cosa minuscola? Super Nina con Super Roberto! Magnifico, ci siamo tutti! Certo, Pocoyo, tu sei super Pocoyo. Ha ragione, dovrebbe esserci scritto anche il super pato. Super Pocoyo! Yeah. Un momento, ragazzi, non litigate! Yeah. Super Pocoyo! Yeah.
ricordatevi che siamo un super team. Smettetela! Oh, grazie al cielo! Ellie, puoi aiutarci a insegnare un po' di buonsenso a quei due? Eh? Super elefante rosa? Ehi, ragazzi, smettetela subito! Nina, aiutaci tu, per favore! Una rissa! Ragazzi, Polpo ha ragione! Dovete smettere di litigare! Fantastico! Ecco la super navicella! Polpo cerca il pulsante di apertura del portello! Polpo apre il portello! Oh no! Quella non era l'uscita! Eccoli che vanno! Super Pocoyo! Ragazzi, dovete smettere di litigare! Ricordatevi che facciamo parte di una squadra! A proposito, chi sta pilotando l'aereo? Super Bambolina? No! Ok, siete pronti a combattere contro... Ellie? Ah, mancava Super Bambolina! Così va meglio! Ora siamo pronti a combattere! Questo robot è davvero grande! Super Pocoyo! Thank you.
L'apertura è troppo piccola! Perfetto! Adesso possiamo entrare! È la nostra occasione per vincere la battaglia! Ok, questo deve essere il computer principale! E quello sembra una specie di interruttore. Giusto! Roberto ha ragione! L'interruttore in quella posizione fa diventare il robot cattivo. E nell'altra posizione lo fa diventare buono. Ce l'abbiamo fatta! Guarda che bello! Molto bene! Fantastico! Ciao ciao, piccolo marziano! Ce l'avete fatta, ragazzi! Siete stati super coraggiosi! Siete un vero super team! No, no, aspettate, cioè voi siete un gruppo di veri... No, ho un'idea migliore! Siete dei super amici... No, trovato! Voi siete la combriccola dei super amici straordinari! Lo speciale di Halloween con Pocoyo e i suoi amici. Guardate, sono Pato e Pocoyo. Ciao. Che state facendo fermi lì? Dolcetto scherzetto. Oh, capisco. Siete in giro a fare dolcetto scherzetto e state per bussare alla porta di questa sinistra casa per chiedere dei dolcetti. Yeah.
Dolcetto scherzetto. Pato, Pocoyo ha ragione. Se volete dei dolcetti, dovete essere coraggiosi. Benissimo, sei molto coraggioso, Pato. Beh, è piuttosto accogliente. Bene, dunque ora cosa dovremmo fare? Dolcetto scherzetto. Va bene, allora entriamo e chiediamo dei dolcetti. Pato ha ragione, credo. Forse dovremmo chiudere la porta e tornare paura, indietro perché... Paura! Stai dicendo che noi due siamo dei fifoni e abbiamo paura. Bravissimo, Pato, una mossa da gran temerario. Ora prendi un po' di quei dolcetti e andiamocene subito via di qui. Che strani dolcetti! Forse sarebbe meglio dare un'occhiata in giro. Pato, vieni! Forza, Pato! Sali anche tu! Crede sia meglio dare un'occhiata al piano di sopra. Cos'è quello? Oh, mamma! È un corvo! È davvero spaventoso! Uccellino! Oh, quindi era soltanto un uccellino! Visto, Pato, non c'è niente di cui aver paura! Credo che Pato voglia proseguire per conto suo. Andiamo, Pato, non ti arrabbiare. È Halloween. È normale spaventarsi per qualcosa, specialmente in case strane e inquietanti come questa. Che succede, Pato? Oh, c'è un ascensore! E sembra ci sia qualcuno dentro! Oh, ma sono Ellie, Nina, Lula e Roberto! Oh, Pato! Pato, aspetta! Dove corri? Pato, lascia che ti spieghi! Oh no! C'è un fantasma! Pato, cerca di calmarti. Sono sicuro che ci sia una spiegazione per questo fantasma. Sì. Fa un bel bagno e rilassati. Ecco così. Un bel bagno caldo ti farà bene. Oh,
Fred, eri tu allora? Pato, fermati! Oh, oh no, di nuovo quel fantasma! Ma è Ronfotto! Ronfotto! Visto, Pato? In fondo ogni cosa ha una spiegazione. Si trattava semplicemente dei nostri amici travestiti. Pato! Pato! Dietro di te! Ci sono! Ci sono dei veri fantasmi! E sembrano... sembrano piuttosto simpatici! There is a house at the end of a dark street. It's a little strange and as quiet as a mouse. But it's not scary, everybody knows it. The fantastic little haunted house, haunted house, haunted house, haunted house, haunted house, where all the ghosties are all very friendly. Come to the little haunted house, haunted house, house, where all of the monsters joke and laugh and have some fun. Bene, questa è stata un'avventura spaventosamente divertente. Ciao ciao, ci vediamo presto! Lo spaventoso spettacolo di Pocoyo e Nina. Guardate, ecco i nostri amici. Ciao a tutti! Dove andate? Oh, capisco! Avete i biglietti per lo spettacolo di Halloween di Pocoyo e Nina! Che emozione! Magnifico! È tutto pronto per dare inizio allo spettacolo. Pocoyo, Nina, il pubblico è già in sala. Siete pronti? Perfetto! Allora, che lo spettacolo abbia inizio! Sembrano molto spaventati. Oh.
Temo che oggi ci sia un pubblico molto esigente. Piano B. Piano B? Ah, Pocoyo e Nina hanno preparato un piano alternativo molto più terrificante. Dice che sta per cominciare il vero spettacolo di terrore e paura. Pocoyo! Sì che fa un sacco di paura. Ma chi è che fa muovere gli scheletri? Nina!
sei proprio tu che fai muovere gli scheletri. Pocoyo! Pocoyo? Ma se non è Pocoyo e neppure Nina, allora chi è che li fa muovere? Oh, oh, oh. Che paura! Capisco! È la compagnia teatrale itinerante dei fratelli Chihuahua. Teatro, feste di compleanno, battesimi, funerali. E quello è il loro biglietto da visita. Quindi questo numero di danza fa parte del loro repertorio artistico. Sembra che sia arrivato il momento di partire. Lo spettacolo deve continuare! Ma lontano, molto lontano da qui! Questa avventura è stata terribilmente magnifica! Ciao ciao, a presto! Ciao Pocoyo! Non sono Pocoyo! Sono Pocoyo, il super inventore! Ah, capisco, sei un super inventore! Pocoyo, il super inventore! Yay, 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 yay! Vorresti mostrarci qualcuna delle tue invenzioni? Piterina, questo è un oggetto fantastico. A che cosa serve? Oh! Rotto? Sì, lo vedo anch'io. È rotto. Oh, ecco qua un'altra invenzione. A che cosa serve? Non è finito. Pocoyo, mi domandavo se non hai qualche altra invenzione. Magari una che hai ultimato o che funziona. Oh, ok, da quella parte. Wow, ma questa è incredibile! Una super invenzione! Perbacco, è una macchina per il teletrasporto! E puoi farci vedere come funziona? Volontari! Eccolo qua! Ottimo!
ottimo! Pato, poco io ha costruito una macchina e vorremmo provarla. Ci stavamo chiedendo se tu... sì, ecco, se hai voglia di aiutarci. Aspetta! Tu fermo qui, ok? Ho capito! È un'altra delle tue invenzioni! Incredibile! È una macchina che legge nel pensiero! Leggiamo la mente di Pato e scopriremo se vuole prendere parte all'esperimento. Pato dice sì! Ho paura che abbiamo finito i volontari. Ben fatto, Ellie! Abbiamo recuperato il volontario! È strano, avrebbe dovuto essere già qui. Oh no! La macchina del teletrasporto ha un virus e Pato è rimasto bloccato all'interno. Dobbiamo aiutarlo a uscire. Dobbiamo tirare fuori Pato. Non appena Pocoyo ce lo dice, dobbiamo premere questo pulsante per fare ritornare i nostri amici. Fatto! Ora dobbiamo solo trovare Pato! Ma il mondo è così grande! Non riusciremo mai a trovarlo! Oh, eccolo! E il virus lo sta inseguendo! Corri, Pato! Corri! È andato in pezzi! Oh no! Si sta ricomponendo! Che cosa vuoi dire, Pocoyo? È il momento di avvisare il bruco! Va bene, ci penso io. Bruco, ricordi ciò che ti ha spiegato Pocoyo poco fa? Bene, ora devi premere il pulsante. No, no, concentrati, Bruco! È molto importante, devi premere il pulsante! No, Bruco, non quel pulsante! Devi azionare l'interruttore rosso, quello che vedi dietro di te! No, Bruco, ti devi concentrare! Coraggio, Bruco, è il pulsante grande, quello rosso! Ah, pulsante rosso! Esatto, Bruco, il pulsante rosso! No, no, Bruco, devi premere il pulsante rosso!
No! Ma Bruco, dobbiamo far ritornare i nostri amici! Giusto in tempo. È stato molto emozionante. Urrà! Oh, il virus è ancora qui! Ben fatto! Così è molto meglio! La pozione di Halloween! Ah, che mostri spaventosi! Dolcetto scherzetto! Giusto, è Halloween! Avete scelto dei travestimenti fantastici! Siete un gruppetto piuttosto terrificante! Ciao, Ellie! Ellie la strega sta preparando una spaventiliziosa pozione con zampe di ragno, code di lucertola e broccoli! Oh no! Ah, è solo zuppa di zucca! Mmm, deliziosa! Pato, credo che abbiate dimenticato Bruco. Di più? Attenti, ragazzi! Un mostro! Un mostro! Il mostro è sparito! Dov'è andato? Pato, dice la verità! L'ho visto anch'io! Era enorme e spaventoso! Quindi non ci credete? Dolcetto scherzetto! Oh, accidenti! Non ci hanno creduto! Bene, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Dolcetto scherzetto! Sì! Emily? Attento, Fred! Una strega! Che paura! Oh, a te non fa paura, vedo. Fred, guarda, arriva un mostro! Questo è terrificante, sul serio! Wow, non sei uno che si spaventa facilmente, Fred. Alle tue spalle, Fred, c'è un vampiro! Oh no, è il terribile vampiro Pato! Bruco? Ehi, ascoltate, ragazzi, abbiamo visto di nuovo il mostro! Non ci crederete di sicuro e... No, ascoltate, aspettate, dovreste ascoltare, vi prego! Oh no, sono andati via di nuovo! Pato, lasciami spiegare, io so chi è il mostro! No, Pato, aspetta, posso spiegarti tutto! Il mostro è... Oh.
fermati, io so cosa sta succedendo. Sto cercando di dirti che Bruco è... No, 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 non hai capito, Pato. Pato, quello che sto cercando di dirti è che il mostro è Bruco. Sì, l'ho vista trasformarsi. Sì, sì, Pato, Bruco. Coraggio, su, Bruco, mostra a Pato come fai. Hai visto? Bruco è il mostro. Vi prego, dovete crederci. Il mostro è Bruco. Bruco, sai cosa fare. Capite ora? Per qualche strano motivo Bruco si trasforma in un mostro dopo aver bevuto la zuppa di zucca. Bruco, credo che il problema sia che la zucca non fa proprio per te. Ora basta. Oh, povero Bruco, adora quella zuppa di zucca. Guardate, Ellie ha ragione. Potrebbe provare la zuppa di pomodori. Niente, fantastico! D'ora in poi solo zuppa di pomodori per Bruco. Un urrà per gli amici e un urrà per Halloween! Ciao ciao, ci vediamo presto! Il riflesso. Guardate, è Pocoyo! Si sta preparando per Halloween! Ciao! No! No! Chissà quale costume sceglierà! Mago! Fantastico! Fai un po' di pratica con Dolcetto Scherzetto? Dovrai essere spaventoso! Hocus Pocus! Hocus Pocus! Hocus Pocus! Che paura! Ora esci a spaventare tutti e prendi tanti dolcetti! Ma cosa succede? È il riflesso di Pocoyo! Pocoyo, attento! Dietro di te! È scomparso! Eccolo di nuovo! Adesso è sopra di te! Guarda in alto, Pocoyo! Preso! Sul cappello, è proprio lì! No! Devi credermi, Pocoyo, è qui! Apri gli occhi! No! Accidenti! Ciao! Ah. Non creerai dei problemi, vero, riflesso? Costume, Pato! Dolcetto Scherzetto! Hmm.
è il momento di fare a gara a chi è il più spaventoso, perché... Oh, caspita! È quello che cercavo di dirti, Pato. Non è stato Pocoyo, è stato lui! Eccolo! Fred, non vorrei spaventarti, ma sta succedendo davvero qualcosa di strano. Dolcetto scherzetto? Intendevo proprio questo. Attento! Pocoyo, ti prego, devi ascoltarmi. Non li ha presi, Pocoyo, è stato il suo riflesso. È quello che sto cercando di farvi capire. Ecco, si è nascosto lì dietro. Quando Pocoyo stava facendo pratica di fronte allo specchio con Dolcetto o Scherzetto, ha lanciato un incantesimo e il suo riflesso ha preso vita. Ciao! Dobbiamo prenderlo, ma come facciamo? Hocus Pocus! Sì! Ben fatto! Anche se nessuno dovrebbe essere triste ad Halloween, non credi, Pocoyo? Dolcetto scherzetto? Evviva le amicizie a prova di paura! Ciao ciao! Alla prossima! Ecco Pocoyo! Ciao Pocoyo! 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 No! No cosa, Pocoyo? No, Pocoyo! Non sei Pocoyo! Beh, allora chi sei? Qualcuno sa dirmi chi impersona oggi Pocoyo? Un supereroe! Oh, capisco! Il mantello, la P, sei un supereroe! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Accidenti! Wow! Sei proprio un supereroe, Pocoyo! Pato, forse Pocoyo vuole che giochi con lui. Super Pocoyo e Super Pato! Allora, qual è la prima missione di Super Pocoyo? Super Pocoyo aiuta amici! Oh, che idea meravigliosa! Wow! Super Pocoyo usa la sua super vista per scorgere chi ha bisogno del suo aiuto. Ah!
bloccato. Beh, io non sono certo che sia proprio... Credimi, Pato, Pocoyo è un supereroe. Sa quello che fa. Super Pocoyo! Qualcun altro che ha bisogno del tuo aiuto? Lula. Veramente Ellie sta solo facendo un riposino. No! Ellie è incastrata! Super Pocoyo! Credo che Pocoyo cercasse solo di... Non vedi che Pocoyo fingeva di... Accidenti, Pato. Temo che Pocoyo non si senta più tanto super ora, non credi? Forse dovresti consolarlo. Pato? Oh, Pato! È colpa del cappello! Aiuto! Pato non vede dove cammina! Oh, deve esserci qualcuno che possa aiutare Pato. Avete in mente qualcuno che possa aiutare Pato? Super Pocoyo può aiutarlo! Ottimo lavoro, Pocoyo! Alla fine hai proprio avuto una super giornata! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Questa notte c'è la luna piena e i mostri si svegliano. Sono i mostri più ballerini che ti invitano alla loro festa. Per questo non aver paura, se non balli sei uno zombie. Halloween disco, Halloween disco, non sei un fantasma, muovi le tue ossa. Halloween disco, Halloween disco, con questo ritmo balli di paura. Oggi i pipistrelli escono dalla caverna. Vieni qui ad ascoltarli. Grideranno dolcetto scherzetto per ricevere i dolcetti.
non aver paura. Se non balli, tutto il mondo scende in pista! Oggi moriamo da ridere! Halloween Disco, Halloween Disco, non sei un fantasma, il nome del tuo sangue. Disco, Halloween Disco, con questo ritmo balli di paura. Halloween Disco, non sei un fantasma, il nome del tuo sangue. Disco, Halloween Disco, con questo ritmo balli di paura. Viaggi nel tempo. Ciao Pocoyo. Ciao Nina. Ciao. State facendo un picnic? E sento un buon profumino. Oh, cupcake, Ellie. Avrai avuto molto da fare. Fantastico! Ben fatto! Oh no, Ellie! Quanta fatica per nulla! Oggi niente cupcake! Che peccato! Una macchina che ti riporta indietro nel tempo. Ma sì, certo! Così potete tornare al momento giusto e salvare i cupcake. Geniale! E come funziona? Incredibile! Siamo tornati un minuto indietro nel tempo! Ragazzi, non vi state dimenticando qualcosa? No, Pocoyo, la buccia di banana! Dobbiamo impedire che Ellie ci scivoli sopra! Fa presto! Arriva! Li avete mangiati tutti! Ah, ho capito! Volete fare un altro viaggio indietro nel tempo per mangiarne ancora! Siamo finiti! Ah, ci troviamo nel vecchio West! Però non mi sembra che Ellie stia cucinando cupcake. Ah,
allora direi proprio che ci troviamo nella preistoria. Ah, la buccia di banana! Certo! Finalmente siamo tornati nel presente! È giusto in tempo per i cupcake! Ma che sfortuna, ragazzi! Siete arrivati troppo tardi! No, no! Un momento! Ecco Ellie! Con tanti altri cupcake solo per voi! Ciao, amici! Ecco Pocoyo, Pato e Ellie. Ciao a tutti! Ciao! Ah, un baule pieno di costumi. Allora, cosa pensate di fare oggi? Qualcuno di voi lo sa? Si mascherano! Ah sì, ottima idea! Storia! Come dici? Vuoi che vi racconti una storia? E voi fingerete di essere i personaggi? Oh, sarà uno spasso! Posso dire in tutta sincerità di essere piuttosto bravo a raccontare storie. Forza, preparatevi! C'era una volta un regno lontano dove abitava un giovane principe coraggioso. Oh cielo! Oh, aspettate! Calma! Il principe è quello con la corona!
qualcuno sa dirmi quale dei nostri amici è il principe? Pocoyo! Sì, è Pocoyo. Spiacente, ragazzi. Allora, dov'ero rimasto? Ah, sì. Questo giovane principe si chiamava Pocoyo. Evviva! Era molto coraggioso. E affascinante. E forte. Oh, e anche alto, certo, sì. Ma il principe non era solo nel suo regno. Oh, no! C'era anche una bellissima principessa elefante che aveva... No. Niente uccelli. Grazie, Ronfottino. Grazie. Dicevo, la principessa era la creatura più dolce e incantevole dell'universo. Così delicata e bella. Forte. Beh, ecco, davvero notevole, Ellie. Però non è proprio la storia che pensavo di raccontare. Comunque una principessa che fa sollevamento pesi funziona lo stesso. A che punto eravamo? Ah, sì, sì. Questa fine e delicata principessa elefante amava il principe. E il principe amava lei. Ah, non è male come storia, dopo tutto. Tuttavia, lei era terribilmente triste perché non poteva uscire a giocare con il principe a causa di un'anatra folle che glielo impediva. Era un essere crudele e folle... Oh, su, andiamo, Pato. In teoria sei tu il cattivo. Ascolta, ti prometto che farai il principe la prossima volta, ok? Per favore. Te lo prometto. Bene. Allora, quest'anatra folle era davvero crudele e fuori di testa. Fai più il matto. Di più! Fai ancora più il matto, Pato! Così sei perfetto. Grazie, Pato. Dicevo, un giorno, vedendo avvicinarsi il giovane principe, l'anatra decise di cacciarlo via per sempre, spaventandolo con un terribile e feroce drago sputafuoco. Sì! Il drago saltò addosso al principe e si mise a baciarlo. Perbacco. Comunque sia, la folle anatra si infuriò così tanto che mandò all'attacco il suo miglior guerriero, il cavaliere addormentato, e il suo terribile esercito. Oh, ancora tu, Ronfottino. Stavolta il principe Pocoyo era circondato senza vie di fuga. Cosa poteva fare? Invitarli tutti a fare un picnic? Perché l'avrò chiesto? E a dormire nel suo letto? Ma la folle anatra era davvero furiosa con lui. Così tanto che... iniziò ad annaffiargli le piante. E la principessa elefante si mise a correre sul suo monopattino. Ellie, ma non è... Mentre il principe giocava con la sua macchina. E la folle anatra si comprava un canarino. Oh, un attimo, adesso ci sono. Sì! C'era una volta un gruppo di grandi amici che adoravano giocare insieme. Evviva! Che storia meravigliosa! Evviva le storie! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Detective Pocoyo. Ciao Ellie! È davvero una splendida giornata per fare un picnic, vero?
Oh no, quello sembrava proprio un tuono. Corri a mettere via le tue cose, così non si bagnano. Oh no, ma che tuono è tuono? Era solo Pato che suonava il tamburo. Eccoci di nuovo qui. Si ricomincia da capo. Qualcuno di voi può dire a Ellie cosa o chi manca nel suo picnic? La bambola! Manca la sua bambola! Calma, calma, Ellie. Niente panico. Sono sicuro che la tua bambola sia qui da qualche parte. Quando l'hai vista per l'ultima volta? Ellie? Non penserai davvero che Pato abbia preso la tua bambola? Non lo faresti mai, vero Pato? Visto? Ellie, non sei per niente gentile. Ma Ellie, Ronfotto non può aver preso la tua bambola. Ellie, basta così. Questo è davvero troppo. No, Ellie, il bruco non avrebbe potuto prenderti la bambola neanche volendo. Ciao, Pocoyo. Ciao. Ellie, non fare così, devi calmarti. Ellie è così triste perché ha perso la sua bambola, Pocoyo. Come, come, Pocoyo? Hai un'idea per aiutare Ellie? Che cosa è questa? Detective Pocoyo. Investigatore Pocoyo. Certo, certo, questo deve essere l'ufficio del Detective Pocoyo. Siediti! Vedi, quello che Ellie sta cercando di dirti è che ha bisogno di qualcuno che la aiuti a trovare la sua bambola. La trovo io! Pare che il detective Pocoyo abbia trovato un sospetto. Non penso che Pato abbia preso la bambola. C'eravamo anche noi, l'avremmo visto. Tu? Credo che Pocoyo voglia sapere se qualcuno di voi ha rubato la bambola. No, no, Pocoyo! Ecco il detective Pocoyo che ora sta pedinando un altro sospettato. Non ancora! Su, Ellie, non mettiamo fretta al detective Pocoyo. Trovare una bambola smarrita può prendere tanto tempo. Il detective Pocoyo è tornato a esaminare la scena del crimine. Ellie chiede se per caso hai già trovato qualcosa. Guarda, Ellie, è la tua bambola! No, ce l'hai proprio lì vicino! Tutti insieme potete dire a Ellie dov'è la sua bambola. Dietro di te, sul letto! Devi averla messa nella borsa quando hai sentito il tuono e hai pensato che sarebbe piovuto. Signor detective, Ellie dice che puoi smettere di cercare. Già, direi che ormai il caso è decisamente risolto. No! No.
C'è qualcosa nel comportamento di Ellie che sembra decisamente sospetto al detective Pocoyo. Ellie ha tenuto con sé la sua bambola per tutto il tempo. Il detective Pocoyo pensa che tu debba molte scuse ai tuoi amici, Ellie. Oh, è davvero una bella giornata per te con pasticcini e misteri nascosti. Evviva il detective Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Il ritorno del marziano furioso. Non ci credo, quello è il marziano furioso. Ciao, è da molto tempo che non ti vediamo. Vai a visitare i tuoi amici, vero? Ah, chiaro. Ha detto che vuole tornare a conquistare il mondo. E come pensi di farlo? Ah, credo di non avere capito bene. Ah, ora capisco. Attraverso un complicato dispositivo sei riuscito a creare un telecomando che, una volta azionato, cambia la mente per rovinare il divertimento e dominare il mondo. Però questo non è bello. Funziona! Sei veramente il marziano furioso! Wow! Che bel quadro, Pato! Grazie! Hai reso il quadro di Pato 1000 volte più bello! Valentina pensa che tu sia il marziano furioso e sembra che tu le piaccia. Mi dispiace, signorina Valentina, però quello non è chi tu credi che sia. No, non è uno scherzo. Lui non è il marziano furioso, è Pocoyo. Ah, sembra che Ellie sia concentrata a leggere un bel libro. Molto bene. Ellie non era mai arrivata così in alto. Ecco, questa è un'altra cosa buona che hai fatto oggi. Thank you.
sì, ora capisco. Vuoi che il tuo corpo torni ad essere quello di prima? Risolvere questo pasticcio, vero? Beh, lo sapevo. Pensandoci bene, che tu abbia veramente conquistato il mondo, rendendolo decisamente migliore. Tutto questo è fantastico! Bisogna festeggiare!